Ricordati di iscriverti e di attivare la campanella per non perderti nessun video. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Skyrealms. Tranquilli, non mi sono dimenticato di Skyrealms, ma come sapete sono andato in vacanza. Spero lo sappiate, in ogni caso ho fatto un video che tipo diceva dove ero scomparso e che cosa sarebbe successo in quella settimana in cui non c'ero. Poi in realtà sono state 2 settimane perché sono tipo salito prima a Roma e poi sono sceso giù. Comunque non è importante, eccoci di nuovo qua su Skyrealms. Allora, sapevate che una missione che dobbiamo fare tipo da un botto di tempo e quella dei diamanti, così che ho fatto oggi. Mi sono messo quelle belle 2 orette a minare in questa cobblestone farm che ufficialmente mi ha portato ad avere questa roba qui. A parte vabbè, minerali ovunque, vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo la bellezza di 63 diamanti su 64 minati. Questo significa che il prossimo diamante che andremo a distruggere sarà il diamante che ci porterà ufficialmente al tier 8. Non sono ben sicuro che ci sia in realtà un tier 8 come challenge, però penso di sì, perché sennò sarebbe troppo facile fermarsi al 7, e così facendo potremo andare anche un bel po' avanti. Mi sono quindi fornito di un bellissimo piccone Duke, perché non voglio utilizzare uno Skygot perché sarebbe abbastanza stupido insomma utilizzarlo, e ho scoperto una cosa interessante, ovvero che teoricamente si sprecano più o meno gli stessi livelli per ripararlo tipo perennemente. Questo l'ho riparato già credo 3-4 volte ed effettivamente tipo spreco davvero pochi livelli, quindi ci sta come cosa per ripararlo. E come vedete sto un attimo scavando ancora un bel po' perché voglio riuscire a raggiungere l'ultimo diamante. Non so se lo farò adesso in video a farvelo vedere, anche perché comunque devo tipo recuperarlo, però fidatevi che è qui. Eccolo qua ragazzi, siamo pronti ufficialmente, lo andiamo a rompere e tadan, missione completata. Ci ha dato un bel encrypted book che poi in realtà è anche un legendary, quindi ci sta. Vediamo un po' di aprirlo e vedere cosa c'è dentro. C'è dentro Nier 2 che credo che faccia danni, penso di sì, non me lo ricordo, lo lasciamo qua tra i nostri legendary che dovrebbero essere credo da qualche parte, che sono qui sopra. E quindi vediamo un po' le nostre challenge adesso come sono messe. Dovremmo avere quelle a livello 8 e come sono aspettavo, in realtà le challenge dopo livello 7 finiscono. Quindi ufficialmente abbiamo completato in realtà le missioni della Skyrealms, abbiamo completato ciò che ci restava da fare e sono felice di averlo fatto perché ci sta. Un'altra cosa, qualcuno di voi mi ha consigliato un attimo di andare a vedere cosa c'è allo spawn, perché ci sono un po' di cose molto molto interessanti che hanno aggiornato durante le vacanze. Infatti ufficialmente hanno messo un nuovo NPC che dovrebbe essere credo da queste parti, non lo so con precisione perché l'ho visto ma non l'ho visto proprio al 100%. Mi sa che è quello lì, eccolo là, che è un professore, infatti si chiama Professor Manton, che teoricamente per un po' di roba vi dà tipo degli oggetti carinissimi. Tecnicamente dovrebbe funzionare, ma non capisco perché non lo faccia. Bella domanda, non ne ho idea. Forse bisogna cliccarci sopra con uno spawner. Penso di sì, anche perché teoricamente funziona solo con gli spawner di golem. E che fa? Semplicemente ha 2 possibilità. Uno, con un paio di golem spawner potete tranquillamente eliminare gli spawner di golem e quindi i golem non usciranno più, ma uscirà direttamente il ferro. Quindi significa che non fate spammare tipo il golem per terra che muoiono, ma vi direte del ferro. Se poi avete ancora più spawner potete fare una cosa fantastica: invece di spawnare del ferro vi spawnerà del gold. Ed è fantastica questa cosa, perché in realtà credo che il gold si venda pure a un prezzo un po' più decente, si vende a 60 ogni 4, però ora che ci penso effettivamente conviene. Beh, col gold cosa puoi fare? Non lo so, però ehi, è una buona cosa e ci sta. E io quindi quasi quasi andrei a vedere il Realms di Buzz, che sapete che ormai è tipo il must per ogni persona che vuole fare un po' di soldi, in realtà una zeta in più mi dimentico sempre. E vediamo un po' se lui ha fatto questo aggiornamento con i golem. Tecnicamente non sento più i golem e mi sa tanto che ha aggiornato ragazzi un po' di roba, giustamente. Anche se c'è un po' di casino, non sento nulla, no, sento nulla, fantastico. So in realtà dove aveva messo gli spawner, mi sa che li ha rimessi tutti di qua tecnicamente per farli più velocemente. Ma no, l'ha cambiato, ha cambiato tutto quanto, ha cambiato questo e questa roba qui. E il resto? Ah, ok, no, ce ne ha 2, dobbiamo andare a visitare quindi pro... a noi, in realtà già lo conosco come persona. Vediamo un po' se riusciamo a farlo. Credo di aver sbagliato qualcosa. Ok, sono stupido io perché effettivamente ho sbagliato una cosa, però ho fatto visit pro Anoid, perfetto. Vediamo quindi cosa diamine ha qui col nuovo aggiornamento. Ed effettivamente quelli sono golem, penso. Ci sono dei golem invece di oro, mi sa, perché infatti qua credo vadano a vendere l'oro. E questa cosa è fantastica perché abbiamo adesso il doppio degli oggetti fighi da vendere, da comprare. Questo è il ferro, ci vende a 50. Wow, ancora più basso di prima mi sa, perché prima si vendevano a 64, cose del genere. E di qua invece per quanto riguarda il gold, mi sa che dobbiamo fare qualcosa, perché in realtà non posso vedere qui dentro.
Strano, perché effettivamente mi aspettavo del gold. Però mi sa tanto che la farm è di gold in ogni caso. Penso, tipo, bisogna aspettare un pochetto prima di poter controllare poi cosa uscirà da queste parti. Quindi sarà un po' bello vedere assieme cosa succederà un po' nel futuro qui in Skyrim. Anche perché un po' di cosette sicuramente da fare ci sono. Qui credo ci siano tutti i kit, se volete comprarli a un prezzo abbastanza decente. Mi sa che più o meno per 60.000 vi prendete addirittura il kit dello Sky God, che non è male. E un po' tutti quanti in realtà, quindi ci sta come cosa. Comunque però abbiamo finito le missioni, quindi adesso bisogna soltanto fare un po' di balance, perché devo riuscire a fare ancora 400k più o meno per comprarmi uno spawner di golem. Non penso che loro lo vendano, però boh, andiamo a vedere magari qua vicino, perché magari questo possiamo trovarla tranquillamente. Però mi sa tanto che non è una cosa così facile da trovare. E visto che voglio andare un po' avanti in realtà con il PvP, pensavo di utilizzare queste pozioni che qui sta vendendo, pure a un prezzo abbastanza decente, potermi comprare un po' di cosette. Infatti se riesco, mi compro giusto un paio di pozioni. Butto via anche questa roba che magari mi serve. Forse dovrei migliorare lo Sky God, poi vediamo come fare. Compriamoci giusto qualche pozione veloce veloce, così siamo a posto. E possiamo tranquillamente andare un pochetto in giro a fare dei PvP, visto che le missioni che abbiamo oggi di PvP sono abbastanza semplici e abbastanza veloci, e credo di poter fare molto tranquillamente tipo 3 chiavi da aprire con voi qui per completare la puntata. Quindi vediamo un attimo di buttarci giù, vediamo un po' se c'è tanta gente. E un po' di gente c'è in realtà, quindi possiamo farcela. E con tutta la roba di Sky God dovrei farcela, però magari meglio evitare di sprecare i picconi. Forse uno me lo lascio dentro Ender Chest, sapete, cioè insomma, meglio evitare che la gente abbia troppa roba tua addosso, perché poi trovare un altro kit è abbastanza difficile, sapete, cose abbastanza complicate, cose così. E credo di non avere l'ender chest qua vicino, quindi mi sa che dovrò accontentarmi di tornare a casa. Penso proprio di sì. E quindi eccoci qua. Oh, vedo un bel po' di gente. Sono riuscito ad entrare pure in una lobby più carina rispetto alla precedente, perché è un bel po' piena di gente. Devo solo lootare un po' di roba, questo sarà difficile. Però con la pozione di strength e la pozione di velocità, più insieme alla fire resistance, perché ci sta, andiamo a farci killing cattive verso gente che in realtà, come vedete qua, sta ferma e vuole morire. Vieni qua, bello. Non mi sono portato l'arco. Ogni volta mi dimentico l'arco, sapete? È un problema, è un grande problema. E credo di poter buttare quello giù, infatti l'ho appena buttato. Però mi servono le chest. Mele d'oro, sì, ci sono, però scialla alla fin fine. Queste qua mi servono in realtà, perché devo buttarmi lontano, così non mi becca la gente brutta che mi segue. E andiamo a lootare quindi queste 10 chest, sperando di riuscire a trovare abbastanza tranquillamente un po' nella parte esterna, che poi è quella dove trovo in genere solo chest. Ecco, questo succede quando incontri gente tipo abbastanza OP, che mi ha pure disarmato. E quella cosa fantastica che disarma è tipo what? Bellissimo, devo farmi una spada decente, ragazzi. Lasciate stare, qua serve tipo roba fantastica. E ho appena notato che hanno distrutto completamente lo spawner delle Skywars. Credo fosse buggato e l'hanno risolto togliendo tutto completamente. Penso proprio di sì. Vabbè, scialla. Ok, credo ci sia un bug, perché teoricamente sto lootando le chest ma non le luta. Quindi ogni volta che devo registrare qualche bug si presenta all'occasione. Quindi mi sa tanto che per oggi non possiamo fare questa cosa. Cioè, vi faccio anche vedere che la challenge è quella, ragazzi. E aspetta, non è che devo tipo aspettare? No, dice che resettano per tipo 8 ore, ma non va. Va bene, quindi credo che per oggi non faremo quest'altra parte, mi dispiace. Io devo ancora mettermi da parte un bel po' di tempo per poter fare il resto, tipo soldi, 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 e indovinate un po', soldi. E qualcuno è appena sbloccato davanti a me, vabbè, buon per lui. Comunque vi dicevo, quindi cercheremo di fare un bel po' di roba nella prossima puntata, che sarà relativa proprio allo spawning dei golem. Credo di farne per ora uno, poi in futuro vedremo un po' di sistemarlo, di migliorarlo meglio, non so come farlo, ma vedremo. In ogni caso vi posso tanto dire che ormai siamo agli sgoccioli di questa serie, anche perché teoricamente il mio obiettivo era proprio completare le missioni, e averne completate già tipo 7 tier è tanta roba. Ci abbiamo messo un po', l'ultima è stata quella più pallosa e più lunga da fare, ma sono felice di averla completata al 100%, quindi grazie anche a voi che mi avete seguito in queste, diciamo, puntate di delirio contro tipo la morte probabilmente. E qua sono un attimo uccidendo questo tipo che probabilmente morirà mentre cadeva, perfetto, buon per lui. E quindi io in questo caso vi saluto, ci vediamo nella prossima puntata. Mi dispiace, è una puntata un po' più piccola del solito, ma fidatevi, ci sono state almeno 2-3 ore di off camera per fare quei diamanti, e non vi dico il male alla mano che in questo momento, anche perché davvero sono stato lì fermo a minare come non si sa che cosa. Ciao ragazzi, ci vediamo presto in un nuovissimo video. Adesso è tutto, ciao ciao e alla prossima puntata.